Allora, riprendo direttamente da qui, anche se già è un po' tardino. Penso che si debba andare di qua, suppongo. Raggiungi il punto corrispondente. Eh sì. Che te devo di? Che messaggio è? Che me stai a di? Che stiamo a fa? Guglie della cripta. Ok. Va bene. Tonico crioprotettivo. Ok. Bellina la cripta, bellina, sembra una bellina. Allora, diamoci un attimo un'occhiatina. Abbiamo mappato l'area circostante. Facciamo un riposino bello bello. A postino. Beh, in realtà non ci dice tanto la mappina. Belle le finestrelle, bello questo stile molto gotico Bloodborne. Il signore qua è un attimo deceduto. E invece lì c'è un signore molto vivo. Facciamo così. E facciamo così. Cazzo, sono lupi. Ma è nuova sta cosa. Ma questo è un nemico normale adesso? Per capire, eh. Scheggia perduta condensata. Gli ho sprecato un po' tutte queste schegge in realtà. Me ne sono rimaste più. Magari un'altra zona come il castelli di là. C'è una scala, sarà una scorciatoia. Attivatore MGKVIS. Beh sì, mi sa che sarà un'altra zona come quella, ripetitiva, bellissima, attenzione, molto bella l'impatto. Così lei. Aspetta che non c'ho. Allora, un momento. La volontà di ferro lo sostituisco con questo. E mi serve qualcosa per attirare i nemici. Però potrei anche utilizzare i coltelli, non utilizzo più. Allora. Stiamo tutti molto calmi. Qua invece ci metterei questo qua elettrificato. Che potrei anche utilizzare, per cambiare un po'. Cambiare, insomma. Non è che posso potenziare più di 2-3 armi. Ho potenziato pure lo Zoalander. Allora, potrei anche mettere il coso elettrificato qua e attivarlo. E attivare anche questo in realtà. Che qua c'è questo tizio che sembra abbastanza cattivo. Che fa? Sveglia tutti? No, non chiami proprio nessuno. Qua siamo solo io e lei. Madonna! Devastante. Icona 3 e attivatore MGKVIS. Ah, qua c'era qualcosa, c'era un oggetto. Ok, qua. Madonna, mi sta strisciando la faccia. Allora, un momento. Di qua non si va da nessun'altra parte. Queste piattaforme così aperte permettono anche di vedere se c'è o non c'è qualcuno. Sembra di no. Bellino il castello, comunque bellino, un po' troppi spazi vuoti forse. Secondo me non sono ben riusciti a gestire a livello di design gli spazi. Dove cazzo vai?
Dove cazzo vai, ma testa di Bartolino? Mo' di corsa. Ci penso minimamente a rifarmi tutta la strada. Cioè, uno vuole fare le cose con calma, fatte bene, ma è normale che ci siano tutti questi buchi in questo gioco. Cioè, bossa a parte, cioè, la maggior parte delle morti sono da caduta. Ma che stai fuori? Ma che è? Madonna, sembra quello là, come si chiama? Ornstein. C'è la stessa mossa di Ornstein. Ha tolto tutta la vita. No, no, che fa? Che fa? No, no, state là. Oh, a giovane. A smizzu. Stai là. Si avvicina? No, no. A posto, a posto. Non è successo niente. Via di l'anime. Adesso con molta calma e circospezione. Con estrema calma. Ma lo locchi quello lì, ce l'hai davanti. Cristo santo. Mo andiamo qua e lo affrontiamo qui. Ma guarda che stronzi, vieni qua! Bravo, bravo, bravissimo Bartolino. Bravissimo. Arrivederci. Madonna le cacciate nel culo che ho preso, eh. Vabbè, questo posto sembra abbastanza cattivo. Moderatamente cattivo come posto. Credo sembrano anche pagare bene i mostri, però. Devi rotolare, ma non sull'arma! Lontano dall'arma che ti uccide. Le basi bisogna spiegare a questo tizio. Qua scende solo la scala. 20 rumore di una scala che viene abbassata molto bene, però insomma c'è solo questo da fare, mi sa di sì. Praticamente già finito le vite, manco qua non c'è un'inculata. Potevo mettere qualche posto in cui uno si riappozzava un po' la vita. Piglia un'altra vita, ma aspetta, che là c'è qualcuno di cattivo. E il problema è se non è solo, infatti non è solo. Mo' bisogna vedere quanti altri cazzo ce ne stanno. Liscio! Ma vaffanculo! No, no, via! C'è uno stronzo che lancia petardi, dov'è? Ah, ma è un cavaliere nero, cazzo! Che ti pare che l'avevo visto che questo lanciava petardi? Era un cavaliere nero! Scusi? Ma che fa, karate? Lo facciamo un backstab nel frattempo che l'altro è là. Scusi. Oh, vai, prima che arriva l'altro stronzo. Va, 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 scappa, scappa. Tetti a gambe levate, va. Senta, giovane, possiamo andarci un attimo piano, che sono un attimo fuori forma. Una cosa piano piano, eh. Una cosa piano piano, eh. Madonna! Te ne devi andare, te ne devi. Vado a mettere qualcosa di un po' più leggero per le schivate, perché così non va.
vado da nessuna parte così. Madonna che cattiveria questa zona, eh. Poi con ste cazzo di pedane che se cade ogni due cazzo di secondi, qua non ci sta nessuno appeso, no, a posto. Mo vediamo che c'è qua. Questa potrebbe essere una scorciatoia. Sì, in realtà potrebbe. Oh! A giovane! Oh, ha sbagliato qualcun altro! Cazzo! Via, via! Ma che è stato fuori? Ma che... Oh! Ha colpito! Vabbè, giovane! Zitto, zitto che sono invincibile così. Vabbè. Vabbè, questa zona è più cattiva del previsto. Beh, penso che sia pensata per essere svolta in due questa fase, questa zona. Allora, aspetto un momento perché qua, secondo solo. Ho trovato un nuovo segno, sti cazzi però, eh. Ok, più leggero. Io posso andare là. No, no! No, no! Mi perdoni, signor Cavaliere Nero, non vado... Me ne vado subito, me ne vado subito. Vado via subito. Allora, qua devo fare uno scatto da panico. Devo andare dritto. E prendere l'ascensore prima che si sveglino questi due stronzi e che mi malmenino. Aia. Uppela. Uppela. Chi è che fa gli incantesimi di quei due? Allora, mo bisogna vedere se io riesco qua a darmela a gambe senza dare nell'occhio, ma ne dubito. Oh, stai fuori, giovanotto. Giovanotti, ma che state impazziti? No, 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 allora, vi fermate un attimo. Stanno arrivando? No, no, si sono fermati. Ok. Ah, forse qui c'è la scala, non lo so, vediamo. E di fatto che se non ammazzo questo non vado da nessuna parte. Quindi sarà bene ucciderlo. Sto stronzo per fa karate. Possiamo fare un backstab? Uno? No, che cazzo, ma che cos'è? Ma guarda. E niente. Avanti però, dai! Che nervi oggi, che nervi! Vabbè, mi sa che questa zona va fatta in due perché, cioè, insomma. Allora, intanto togli sta spada qua, per carità di Dio, bellina, però. Vediamo di fare le cose un po' più comfortable. Ma che... Ma cosa? Ma dove? Ma che fa? Attraversa il muro, il proiettile. Ma guarda te, cosa devo vedere? Ho perso tutte le anime. Non ce l'ho qualcosa che mi rende invisibile. Aspetta un momento, in caso c'è qualcosa io potrei anche utilizzarlo. Così per prova, per vedere effettivamente cosa fa. Mimetico, ah, ne ho solo due. Di questi dovrebbero mettere una bella abilità però, eh. Sbrigati va prima che finisci, chissà quanto cazzo dura.
Vabbè, ma non dura un cazzo! Ma carta te che roba! Ma qua c'è da fare una corsa da panico. Non si sa come finisce. Aia, aia, aia! Madonna, filo filo pelo pelo. Madonna, filo filo pelo pelo. Qua c'è da fare un'altra corsa da panico. E non si sa manco qua come cazzo finisce. Oh, sono in inseguimento sti colpi, comunque. Ah, di là c'è una morte sicura. Di là c'è una morte, però forse un po' meno sicura. Ma pur sempre una morte. Oh, ma che è? Abbiamo finito? No, sta arrivando qua. Ma la smettiamo? Mo non passa dal muro. Avanti. Ti accucci, ti metti a terra, non ti fai vedere? Per favore, Bartolino, per favore. E niente. Fatemi sbloccare questa scorciatoia, vi prego, se c'è una scorciatoia. Oh, se n'è tornato, è là sotto. Oh. Ora vorrei capire l'altro poco fa da dove cazzo è sbucato. Scusi. Bravo, bravo lei, qua. Venga qua. Non si sa mai chi c'è. Scusi. Io non lo so l'altro da dove è sbucato effettivamente. Anyway. Dov'era? Di qua? Ah no, stava di là, si è mischiato da qui. Vi prego, ditemi che c'è una scorciatoia, non c'è una scorciatoia. C'è un coso che ti fa aumentare il recupero delle cose, per carità, ottimo, eh. Ma in questo momento avrei preferito una scorciatoia. Ditemi della regina, buono, ottimo. C'è la scaletta qui da qualche parte, no? Cioè, vi prego, datemi una scorciatoia. Io qua non ci voglio tornare. Non ho alcuna intenzione di tornarci qui. Il numero di utilizzi. Non mi interessa quello del numero di utilizzi, mi interessa quello della quantità. Che se devo fare 4 utilizzi per riprendermi da un colpo, cioè non è stato fatto nulla. Bisogna vedere qua come cazzo mi devo organizzare con le cazzo di scimmie di merda. Tra l'altro non sono visibili le scimmie. Sì che sono visibili. Però così diventa una cosa un po' complessa. Non scendono tutte, scendono alla volta. Abbiamo finito di sparare merda. Va bene che sia una scimmia, però. Non mi devi toccare l'altra scimmia. Dai, è qua, dai, che c'è.
Allora, adesso mi devo fare ammazzare da una merda di scimmia. Che cosa mi hanno messo come debuff? Non ho visto. Ah, non posso usare di cuore. Ne stanno altre scimmie, sembra di no. Io la porta l'ho aperta comunque. Vediamo se riesco a usare di cuore adesso. Tra un pochino, pochino, pochino. Cioè sta più nessuno, giovane. Molto meglio con questa privata. E con quest'arma. Oh. Molto più agevole il tutto. Allora, quella l'ho già aperta. Morendo rovinosamente. Ma qua c'è un altro percorso però. E mo bisogna capire qual è la strada giusta e quale no. Dai un'occhiata prima di salire. Qua c'è un vestigio. Gratis? Figurati. Guerriero. Concentrati sulla mano e aiuta a sopravvivere. Vabbè, ok. Così sanguigno. Vabbè, fa comodo, poi do un occhio. Vabbè, quindi c'è solo una via. Io sto imparato con la vita perché insomma, sti cazzi. Sicuramente mi starò pure perdendo qualcosina. Ma quindi non me lo volete dare un falò, no? Magari qui che c'è una porticina. Magari con dietro un falò. Una porticina col falò. Niente falò. Lei sa dov'è il falò? No. C'è nessuno qui veramente? Date un falò, 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 falò. Porte su porte. C'era un amico, aspetta, non ho visto l'amico. Dove cazzo sta? Ah, qua. I guess you're not Mito's underlings. I see. I barely managed to avoid losing myself there. Là dove? Bastard Mito. Why would he attack members of the government like us? It's like he enjoyed hearing our screams as one by one. We join the ranks of the lost. Bravissimi. Wait, I think I hear something. Eh sì, la caffettiera ha lasciato. No, ma che stai fuori? Ma che mi prendete per il culo? Ma guarda te che rincoglioniti dal cazzo. Ma questi mi inseguono fino a dopodomani, no! E niente, corsa disperata verso un falò. Che non c'è in realtà, che non c'è. Vabbè però. Momento, scusatemi, eh. Ci torno. Aspetta, aspetta, aspetta che forse sono salvo, no? Per un pochino sono salvo, per qualche secondo. E dove si... No! Quella? Madonna manovra evasiva! Dove sono finito? Mappa rovine nebbiose. Dove sono adesso? Scusatemi, dove cazzo devo andare? Scusi, signor Cavaliere Nero, ma proprio lei mi deve inseguire così? Qualcuno è morto cadendo. Sì, una testa di cazzo, appena torno ti spacco il culo, eh.
spacco il culo appena torno. Aia, 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 apriti, 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 apriti. Dove cazzo vado, di qua o di là? Non lo so. Oh, ma è possibile che questi non ti lasciano in pace mezzo secondo? No, no, ma che state fuori? Provo l'altra strada, che dov'è? Dov'è? Dov'è l'altra strada? C'è un'altra strada, c'è un cazzo di posto dove posso riposare, dove posso fare qualcosa, dove posso scappare da questi mostri che mi vogliono morto. Datemi un cazzo di falò. A posto. A posto. Volete fare di me ciò che volete adesso. Oh, abbiamo trovato sta minchia di scorciatoia. Arrivederci, signor Cavaliere Nero, arrivederci. Torno dopo. Minchia, quello gli devo spaccare il culo, quello mi ha fatto venire tutta l'orda di sopra però, eh. Arrivederci, arrivederci. Va bene così, va.